cos'è per te la politica e a che cosa serve? Allora, la politica serve senz'altro a qualcosa. Voglio dire, io ho sempre diffidato delle persone che dicono: ah, no, non mi interessa di politica, non mi piace. Ecco, io fin da ragazzino mi ricordo che diffidavo molto di queste persone, perché invece è fondamentale sapere cos'è la politica, e ancora più fondamentale sarebbe impegnarsi in politica. Purtroppo oggi viviamo in un momento storico in cui le nuove generazioni si sono molto allontanate dalla politica, e io non me la sento di biasimarle, perché chi è cresciuto nel ventennio berlusconiano, poverino, ha ben diritto di essere disgustato. Però credo che oggi l'operazione consista nel voler riavvicinare proprio i giovani alla politica, perché è ovvio che la politica la devono fare loro oggi, è giunto il loro momento, e quindi anche attraverso il nostro lavoro noi abbiamo sempre cercato di rivolgerci a loro, anche se spesso loro non si sono rivolti a noi, ma questa è un'altra cosa. Faccio, cos'è secondo te la politica? Beh, per me la politica è fondamentalmente partecipazione alla creazione della società che vogliamo, e per questo è così pericoloso che ormai tanti pensano che non serve più politica. Secondo me serve più politica, perché se vogliamo, no, modellare la nostra società, serve la nostra partecipazione. Te l'avevo detto che era più intelligente, vedi che bravo. Dunque, qual è il futuro della politica? Bisogna vedere se intendi in Italia o nel mondo. Noi possiamo parlare per la situazione in Italia, perché quella che conosciamo meglio, e io credo che in Italia serve appunto quello che dicevo prima, ovvero fare di tutto per riavvicinare i giovani che sono scettici, sono disincantati, sono ignoranti. E sono... Beh, non solo i giovani, dai, non farei sempre questo discorso. No, invece secondo me sì, secondo me sono le nuove generazioni che bisogna riavvicinare alla buona politica, e poi ovviamente servono gli esempi, serve la buona politica, e in questo i media hanno una responsabilità enorme, perché i media purtroppo hanno cavalcato l'onda dell'antipolitica, e questo non ha potuto far altro che danneggiare ancora di più l'idea di politica, che già era comunque malconcia. Quindi servirebbe un'operazione proprio dall'alto, in cui i media e i politici, i partiti, avessero più credibilità. No, secondo me invece la politica deve allontanarsi dall'idea che è una specie di terziario di servizi offerti, che i politici sono una sorta di manager. Invece la politica deve tornare a proporre idee, e su questo si può creare anche la politica del futuro, altrimenti senza idee la politica non ha futuro. Diciamo che dalla fine delle ideologie, secondo me, si è scoperto che, svuotata dell'ideologia, la politica in un qualche modo muore, e quindi oggi viviamo in una situazione un po' ambigua, in cui le ideologie del passato sono state demonizzate, ma non c'è stato nulla che le abbia sostituite. E quindi io potrei dire che si dovrebbe tornare alle ideologie, ma mi rendo conto che è un po' impopolare dirlo, e sono l'unico a pensarlo, insieme a mio nonno forse. Ma tu non è morto. Ops, allora sono proprio l'unico. Grazie e buon appetito.